Amici, ma se iniziassimo una rubrica dedicata ai supermercati? No, aspettate, non ci siamo ancora rincreteniti del tutto. O forse sì. Chiaramente non stiamo parlando dei supermercati italiani in Italia. Eh sì, perché durante i nostri viaggi siamo capitati in supermercati più o meno strani, alcuni anche molto interessanti, sicuramente tipici, dove si possono trovare prodotti che spesso in Italia non abbiamo la possibilità di vedere, né tantomeno di provare. Quindi si vola a Bucarest e facciamo che partiamo col video. Questo è un supermercato, l'Achuan, all'interno del... Ma cosa? Come si chiama? Achuan. Auchan! Auchan, è francese. È gigantesco questo Auchan. Relativamente i prezzi sono allineati a quelli italiani. Perché questa Fanta è viola? Sono zero zuccheri. Zero zuccheri, ma viola. Oh mio Dio. Io questa da noi non l'ho mai vista. Amici romeni, mi dite che cos'è? Siccome ci è venuta voglia di dolce da sgranocchiare durante il viaggio domani e siamo nel paradiso dello zucchero, abbiamo visto che in questa colonna di cioccolata tipica romena, nel senso che è un prodotto romeno, il cioccolato bianco al cocco è completamente andato a ruba ormai. Quindi perché non prendere una barretta, voglio dire, tanto dobbiamo spendere. Chukas, birra 2,5 litri. Dici lei? Guarda quanto è Skull. La birra della bottiglia di plastica. Neumarkt. Bergenbier. Comunque sì, tutte bottiglie gigantesche, da 2,5 litri, tranquilli proprio. Serie infinita di affettati di qualunque tipo, colore, genere, specie. Brodo in bottiglia di plastica. Nel frigo. Distesa di latte, qualunque tipo, qualunque genere, qualunque formato. Zuzu. Buone le banane. Voglio una banana. Banana. Ora continuiamo a vedere cos'altro offre di dolce questo reparto. Cioccolato bianco con ciliegie nere. Buono. Questo deve essere buonissimo. Trilicious. Cioccolato al latte con noccioline, pezzi di pera, caramello salato e cubetti di fudge. Ciao proprio dieta. Ciao proprio, ti saluto, ci vediamo l'anno prossimo. Rume noci. Cioccolato rume noci, buono. Il Lion White, oh mio Dio, perché esisti? Io così tanti Lion non l'ho mai visti, eh. Lion Duo. Lion Coconut. Lion Chocolate immagino sia il normale. Lion Peanut, che già lo amo anche se non l'ho mai provato. E Lion White. Spettacolo! Ehi, ehi, cosa hai preso? Ah, il Kit Kat Dark, buono il Dark, brava, mi piace Dark. Il Bounty Trio. Ma sai che mi stomaca nel Bounty? Mamma mia, spostati. No, prendiamo così della Kinder, dai. Dai, va bene. Che poi giustamente la domanda è, perché prendere roba a salutare? Spendere per spendere, prendi della roba che fa male. Però fa bene allo spirito, ragazzi. Oh, e qua siamo alla Kinder. E qua niente, c'hanno roba la solita. Kinder Maxi. Niente, niente di che. Kinder Chocolate, Happy Hippo alla mandorla. Kinder, qua lo chiamano Country, il nostro Kinder Cereali. Io lo adoro il Kinder Cereali, è una cosa speciale. Kinder Cards. Mini. Country. Quindi il Kinder Cereali e il Kinder, il coso, come si chiama quello lì? Ma sto bambino è diverso da quello che mi ricordo. Sì. L'hanno cambiato. Che fine ha fatto l'altro bambino? Cambia in tutti i paesi, amore. No! Sacrilegio, per me è solo uno, è quel bambino là, non me lo ricordo già più, però è quel bambino là. Io una roba così non l'ho mai vista, cioè una quantità di succhi e acque
e bibite in generale pazzesca. È pazzesca quanta roba c'hanno. Sì. Sono entrato nel reparto vini, cioè c'è una quantità di vini che è pazzesca. C'è pochissimo vino italiano, in effetti, veramente pochissimo. Non so dire il vero, non ho visto neanche una bottiglia, ma probabilmente perché me lo sono perso io. Oh, detto fatto, un rosso di Montalcino, del buon Banfi, Castel Banfi. Che anticlassico, beh, abbiamo chiuso con una nota di italianità. Più che altro ho notato che in generale nei supermercati in Romania le cose sono messe un po' a caso, non c'è un ordine, sezioni, è un po' a caso. Sono passato dal roba da mangiare, cioè io c'ho la roba da mangiare che guarda i cosmetici della Rimmel. Ora vediamo se l'Alice, che lavora in banca, ha avuto la decenza di fare i calcoli giusti, sennò facciamo... Però facciamo una figura, sì, meglio fare la cassa da noi, che se facciamo una cavolata aritmetica almeno non ci guarda nessuno. Ma se c'è inglese, metti inglese. Allora. No, gli sgranocchietti spero siano buoni quanto spero. Oh, quanto dobbiamo arrivare? 16, eh? Non me lo ricordo. Ma è giusto per forza, eh? Oh. 16,57? 16,57. Allora, siamo là. Ci sono dei soldi, eh? Sì, comunque va bene. Ci siamo? Credo. Sei sicura? Sì. Guarda che non si torna più indietro, eh? C'è l'incidente diplomatico qua, eh? Scappa l'arresto ed è un attimo. Allora, vediamo un po'. Scusa. Te, beccati sto cash. Amore, ma dove lo metti qua il cash? No, è solo pagamenti elettronici. No, ti prego. Qua c'è il contante. Allora puoi pagare. Excuse me. Can we pay by cash? Cash. No, without cash, just cash. Oh, just cut. Okay. It's all? Yes. Complimenti, Ciccio, c'è pure scritto. C'è scritto lì card. Card. Non l'avevo visto. Okay. Thank you. Cash. Thank you. Vabbè, abbiamo visto che insomma era 16,57. E a 16,57 stiamo. Allora, vai con il cash. Dunque, banconote. Tu avevi 20, vero? Hai messo pay? Hai pigiato pay? Dai, pay. No. Vai, sapevo, sì. Vediamo, 3 centesimi di resto. Hai preso la laurea apposta per venire in Romania e pagare la cassa. Ok. È stata una fatica immane che neanche Ercole... Ti è. Chi aveva ragione. Beh, vabbè, ora, con tutto rispetto, c'hai una laurea, mi aspettavo questo. Oh, Dio, ce l'abbiamo fatta. Yes, fatta. Non ti ricordi dove siamo entrati? Assolutamente no, improvviseremo come al solito.
Bene, e dopo questa ottima, pessima figura fatta con la dipendente del supermarket romeno, vi salutiamo. Grazie di aver guardato il video fino alla fine. Condividetelo, lasciateci un like, iscrivetevi al canale e scriveteci qui sotto nei commenti quali altri supermarket vorreste vedere. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo supermercato.